Ciò, abbiamo appena passato le feste di Natale, che è il periodo in cui tradizionalmente Mariah Carey passa all'incasso, ci siamo scofanati uno Sada coi fagioli ripieni di tripa, irrorati da un raboso andato in aceto 5 anni fa, abbiamo scritto ruttando sui social delle banalità che i baci Perugina le scarterebbero, abbiamo passato il 30 pensando a chi ingropparci il 31 come se avessimo un catalogo di fregna in rubrica, salvo poi scoprire che c'è qualcosa di peggio che non scopare il 31 ed è scopare male, cosa molto facile visti i silos di prosecco cinese che ci siamo ingollati al festone in palestra. La marcia di Radeschi, che è di Strauss, ci è andata di traverso da quando abbiamo scoperto che a far l'arrangiamento era un filo nazista, adesso hanno fatto l'arrangiamento nuovo, ombro dalle scorie del nazismo, e chi cazzo lo sapeva, non sappia neanche come si scrive Radeschi. Questa cosa della coscienza politica ci romperà il cazzo sempre di più. Io da quando ho scoperto che Caravaggio era un assassino lo guardo con gli occhiali da sole e mi dicono: hai visto che belli i chiaroscuri di Caravaggio? No, vedo solo i scuri io. Non bastava farci sentire in colpa per aver guardato i Robinson. E adesso comincia un altro anno e dobbiamo far finta di essere diversi. Ma il nostro cervello è sempre lo stesso, con gli stessi riflessi condizionati, è inutile cambiare il calendario se a usare il calendario sono gli stessi mona di sempre. E adesso cosa faremo col parmigiano reggiano? No, perché il parmigiano reggiano è nato a Bibbiano, eh? Dunque, per capire quello che sta succedendo bisogna fare un piccolo ripasso di storia della scienza. Pavlov, col suo lavoro sul riflesso condizionato, ha vinto il premio Nobel nel 1904. Il riflesso condizionato è una delle poche scoperte nel campo della psicologia ad avere un riscontro empirico inoppugnabile. E se non sapete cosa vuol dire empirico e cosa vuol dire inoppugnabile, il problema siete voi. Cosa diceva Pavlov? Lui faceva l'esperimento coi cani. Lui diceva: se io associo uno stimolo neutro, che può essere il suono di una campanella, questo per il cane è uno stimolo neutro, ma se io l'associo alla presenza del cibo, col suo odore, con la sua appetibilità, al cane comincia a venire l'acquolina in bocca, comincia a salivare, si prepara a mangiare. Ma se io questo suono lo associo sempre al cibo, prima di dargli il cibo sempre suono questa campanella, ecco che il cane inserirà questo stimolo neutro fra gli stimoli attivi. Per lui questo significherà cibo e gli verrà l'acquolina in bocca anche se il cibo non c'è. Questa cosa del riflesso condizionato la vediamo in noi stessi tutti i giorni. Per esempio, ieri sono andato a puttane. Nel bordello hanno acceso dell'incenso. Ciò, sono entrato, mi sono fatto il segno della croce, eh? È stato un riflesso condizionato che si vede più nei maschi, peraltro. Per esempio, quando vedi la foto di Jessica Alba ti diventa un po' barzotto, eh? Eppure non è che Jessica Alba te la dà, è solo una foto. Vi faccio un esempio empirico. Proviamo a sentire uno stimolo neutro. Io le chiedo di Bibbiano. Bibbiano, lei sa bene che cos'è successo a Bibbiano? Perché forse... ciò, basta la parola. Bibbiano è solo il nome di una città. Voi mi direte: beh, ma a Bibbiano sono successe delle cose brutte. Certo, saranno successe delle cose brutte, ma hanno anche inventato il parmigiano reggiano. Adesso invece vi faccio sentire uno stimolo molto meno neutro. Ed ora una notizia da Roma: violenze e bestemmie contro i bimbi dell'asilo cattolico, arrestata suora. Ciò, picchiare i bambini è una cosa molto grave, ma in questo caso non abbiamo salivazione della folla. A parte che la suora che bestemmia è un'immagine forte. A me mi fa sempre venire in mente quella suora, quella storiella che vi racconto sempre della suora che cuce e si punge, no? Che dice: cazzo, mi sono punta! Cristo, ho detto cazzo! Merda, ho detto Cristo! Ma vaffanculo, non volevo neanche far la suora io!
Ma perché nel secondo caso non abbiamo la folla inferocita che grida giù le mani dai bambini? Semplice, perché la seconda campanella non è associata al cibo, mentre quella di Bibbiano è associata ad arte, da scaltri narratori, alla pappatoria ideologica elettorale. Intendiamoci, anche a sinistra hanno le loro campanelle, eh? Se un vigile picchia un profugo è razzista, se un profugo picchia un vigile è stressato, se la suora che bestemmia a mangiasse da McDonald's, subito quelli di Burger King scenderebbero in piazza a lanciare pezzi di carne rancida contro l'opposizione paninara. E sapete che Pavlov ha dovuto interrompere l'esperimento perché i vicini hanno fatto un esposto ai vigili, hanno detto non se ne può più di questo qua, cani che abbaiano, campanelle che suonano a tutte le ore, basta. In questo clima di campagna elettorale permanente è difficile usare la ragione. Il popolo non vuole usare la ragione, vuole avere ragione, ma il fatto che ai matti si dia sempre ragione non ti fa ragionare su sta mania di voler avere sempre ragione. E quando abbiamo ragione ma nessuno ci caga, cerchiamo qualcuno di più importante a cui dare ragione. Tutti abbiamo i nostri guru, tutti siamo follower di qualcuno, ma un conto è seguire qualcuno perché ha l'autorevolezza per farsi seguire, un conto è seguire qualcuno perché ci si è persi. E adesso non c'è più un giornalista che fermi un politico che sta dicendo una stronzata colossale. Nessuno gli dice scusi, guardi che lei sta dicendo una stronzata colossale. No, oggi i giornalisti sono registratori, si limitano a registrare le stronzate senza chiedersi niente. Vi faccio un esempio. Allora, è chiaro che siamo circondati da fake news, ma quello che vi leggo oggi è tutto vero. Voi sapete che io sono un fan del Gazzettino, non per le pagine normali. Per pagine normali il Gazzettino è come Repubblica, con la differenza che in prima pagina c'è solo incidenti stradali. No, a me interessano di più i G-file. Sono quei file nascosti che il Gazzettino scrive nei trafiletti, nascosti fra le pieghe del giornale, un po' scritti in codice che tu devi decifrare. Sta a sentire questo G-file. Arizona. Mamma muore per 27 minuti, poi torna in vita e scrive un messaggio. Il paradiso è reale. Da notare che il paradiso è reale è scritto in corsivo. Mamma muore per 27 minuti? No. Cioè, per il Gazzettino è normale che uno muore una mezz'oretta e dopo torna in vita. Si chiama resuscitare? Caso è un miracolo? Andrebbe in prima pagina? E invece proprio la caratteristica del G-file, metterlo nascosto tra i trafiletti. Questo per esempio è nell'inserto il Gazzettino Salute. Alla faccia della salute è resuscitata, caso! Tra l'altro, Lazzaro e anche Cristo sono risorti dopo 3 giorni. Questa qua, 27 minuti, ha battuto il record. Io vi voglio parlare di queste notizie, perché sono fatti importanti. Siamo stati un anno a occuparci delle sardine e gilet gialli e biscotti con la cioccolata. Quando ci sono fatti così importanti, dov'è la Gabanelli quando serve? Allora, questa donna è in ospedale e muore. Le mettono un lenzuolo sulla faccia. E lei dice all'infermiera, ciò, che cazzo fai? L'infermiera, gli viene un colpo e muore lei? Questo non è scritto sul Gazzettino, ma immagino che sia andata così. Insomma, lei resuscita e c'è lì sua nipote. Tu sai che quando resusciti non hai tanta voglia di parlare. A parte l'alito, il resuscitato non parla. Lazzaro, quando Cristo gli dice alzati e cammina, lui si alza e va via. Non dice neanche grazie. Ma non è maleducazione, è che il resuscitato di suo non parla. Dunque, sta signora si fa dare carta e penna e disegna un scarabocchio, dal quale si evince l'espressione it's real, che nel dialetto dell'Arizona significa è reale. Allora la nipote gli dice, cos'è reale? Zia, hai fatto scala reale? Giocavi a carte con San Pietro? Oppure c'è un sconto incredibile? È reale del Black Friday? La signora non parlava e ha indicato, non ha fatto così. Ovviamente tutti hanno pensato al paradiso, nessuno ha pensato la plafoniera. È ovvio che la plafoniera è reale. Caso, $115 all'IKEA dell'Arizona, t'ha morti cani. Insomma, secondo il Gazzettino, che per me è Bibbia,
questa qua è stata in paradiso 27 minuti. A parte che se io muoio, vado in paradiso, mi tengono mezz'ora e poi mi rimandano nel traffico de merda dell'Arizona, qualche domanda me la faccio. Ma poi è arrivata la televisione? Perché la signora ha cominciato anche a parlare? Qualcuno ha detto, miracolo! Ma no, Mona, parlava già prima! E la televisione, che si fa meno domande del Gazzettino, gli domanda, signora ex morta, ma cos'è che ha visto nell'aldilà? E la signora gli dice, ho visto una figura, probabilmente Gesù. Dice, probabilmente, non vorrebbe sbagliarsi, perché metti che era il Battista, che tra l'altro sono parenti, magari si assomigliano. Ho visto una figura, Gesù, che stava accanto a dei cancelli neri. Cioè, questo è scioccante! Non solo il paradiso esiste, ma hanno anche il fabbro! Hanno fatto i cancelli! A cosa gli servono i cancelli in paradiso? Ci sarà San Pietro nel sgabbiotto di vetro col Kalashnikov che chiede parola d'ordine e apre i cancelli! Alleluia! Alleluia! San Pietro ha chiesto la parola d'ordine, la signora ha detto It's real! Cristo ha fermato tutto, ha detto ma non vedi che è la solita turista dell'Arizona? Signora, mi raccomando, mezz'ora e poi parte la navetta, mi raccomando, è successo anche questo. Sono successe un sacco di cose quest'anno, troppe cose, come fai a star dietro a tutto? Senti qua per esempio dal Fatto Quotidiano, perché c'è anche i Q-File, sta a sentire. Pare che sia stato finalmente arrestato il lanciatore seriale di escrementi. Cioè, non so neanche come è fatto un lanciatore occasionale di escrementi, figurate uno seriale. Prima di colpire, sorrideva alle sue vittime, non solo seriale, anche cordiale. Sempre il Fatto Quotidiano ci dice, ogni anno 2 milioni di bambini muoiono di fame, 171 milioni di bambini soffrono di malnutrizione cronica, c'è carenza alimentare, la gente non ne può più, sono andato al supermercato, c'era uno che ha detto basta, qua è un complotto, non si trova mai che i cassi di biscotti con dentro la cioccolata, cioè questi qua scendono in piazza se gli cavi i biscotti, fanno la rivoluzione, ecco perché c'era tutte quelle sardine, mancavano i biscotti, c'è aria di rivoluzione, e poi c'è gente pronta a far nascere il partito nazista, ci sono gruppi di persone pronti a fare nascere il partito nazista in Italia, gli hanno chiesto come vi siete organizzati per far nascere il partito nazista, risposta, abbiamo già un sacco di tatuaggi, cioè metà del lavoro è fatta. E adesso un G-File dal Veneto, l'auto blu di Tosi multata per eccesso di velocità, cioè l'autista voleva farsi cavare la multa, io non so se c'è delle deroghe per le auto blu, insomma tira e molla, si va per tribunali. Alla fine della vicenda la Cassazione emette una sentenza che ha dell'incredibile, se ti fanno una multa per eccesso di velocità la devi pagare. Ma dove andremo a finire di questo passo? Ecco qua, classifica di gradimento dei governatori, non la leggo neanche, le classifiche di gradimento sono tutta fuffa. Vi ricordo che nel 2010 i governatori col più alto gradimento furono Galan e Formigoni e sono finiti tutti e due in galera, e adesso quelli che allora hanno votato quei galeotti lì sono lì che fanno la voce grossa su chi bisogna votare. Ora che la gente ha un sesto senso per le truffe, eh? Ah, poi quest'anno ci sono state anche le sardine, decine di migliaia di persone che scendevano in piazza tutti a cantare Bella Ciao. Cosa posso dire? Niente, non so cosa dire, e devo dire che è raro che nasca un movimento spontaneo così popoloso per il semplice fatto che c'è uno che sta sul cazzo a tutti. Strano, ma quest'anno sono successe troppe cose, difficile star dietro a tutto. Sta a sentire questo G-File, per uccidere la moglie si schianta con l'aereo contro la sua casa, ma muore solo lui. Ecco spiegato cos'è il karma. La Repubblica Donna merita un box a parte. Gli RD file sono dei trafiletti che pretendono di portare avanti le istanze femministe, però mettendo in luce il lato stupido delle donne. Per esempio, gli abiti da sposa con le tasche, simbolo di autonomia. So, questa sì che è un'istanza femminista, me sposo con le scarselle, cazzo, la donna che non deve chiedere mai, me tieni il cellulare che non so dove cazzo metterlo. Attenzione perché qua abbiamo un S-file dalla Stampa, dimentica la moglie, se ne accorge a Chieri dopo 40 chilometri, disperata telefonata ai carabinieri, mi è caduta dal sellino,
Non era vero! Era partito in moto e l'aveva lasciata all'autogrill! Cosa sta succedendo? Qui invece abbiamo un CH file, una notizia dalla Svizzera. Secondo uno studio, le donne alzano il riscaldamento di nascosto. Ecco perché tu ti chiedi, com'è possibile che il termostato è a 25 gradi che io l'avevo messo a 14? E tua moglie che l'ha alzato a tua insaputa? Lo dice la scienza, eh? Hanno fatto uno studio, lo fanno di nascosto. Ciò, questo è stato anche l'anno delle Nike Jesus, le scarpe da tennis con dentro l'acqua santa, che cammini sulle acque e ti senti un dio. C'è anche il segno della croce. Se questi fanno delle scarpe che si chiamano Nerone, ti metti a correre, ti prende fuoco i piedi, peggio di Pinocchio, cazzo! Ciò, vedi che non capisco perché Gratteri se la prende che la mega operazione contro la 'ndrangheta non è andata sulle prime pagine dei giornali. Perché non c'è spazio, eh? Devono occuparsi, per esempio, di questi G-file qua. Chiara Ferragni nuda a letto per il compleanno di Fedez. Gli ha fatto una sorpresa. Cazzo, vanno a letto insieme? Che sorpresa è? Se trovava la vicina di casa nuda a letto, quella sì che era una sorpresa. Dopo più di 3 giorni che stai insieme, non è più un regalo, è routine. Ecco, anche quest'anno si è discusso per appendere nelle aule scolastiche e negli uffici pubblici il simbolo delle nostre radici e della cristianità. Va detto che io non ho niente in contrario di appendere nelle aule la spada. Ciò, se sono le nostre radici... Oh, quest'anno c'è stata una polemica su Hitler vegetariano. Alcune associazioni vegetariane e vegane contestano la notizia secondo la quale Hitler sarebbe stato vegetariano. Ma scusami un attimo, perché un vegetariano non può essere stronzo? Non è che se mangi sano sei più buono. Papa Giovanni si faceva di quelle ossade de bufalo che facevano paura a Tex Willer, eh? Inaugurato all'università il corso per influencer. Moltissimi i giovani iscritti, 3.900 euro l'anno. Vedi che è facile influenzare i giovani con la promessa che guadagneranno soldi influenzando i giovani? Adesso io avrei altri 200 file da leggervi, ma è successa troppa roba, troppa gente, 30.000 sardine, 20.000 gilet gialli, 2 forconi che sono rimasti indietro de 4 anni fa, ma comunque troppi, Greta, Carola, l'impeachment a Trump, Conte 1, Conte 2, Lukaku, ma Toninelli, vi ricordate? C'è stato uno che si chiamava Toninelli, cosa faceva? Boh, mi ricordo che ce l'aveva con i Benetton, che poi sono arrivati i Mapuche della Pampa, le sentinelle in piedi. Ah, vi ricordate le sentinelle in piedi? Che, a parte che io non ho mai visto sentinelle sedute, comunque questi qua stavano in piedi e leggevano un libro, che è ciò che una sentinella non dovrebbe fare mai. La sentinella deve star vigile, eh? Ciò, arriva il nemico, cos'è che non puoi mica dirgli un attimo che sto finendo le 50 sfumature de pervinca? Troppi disguidi, la Sant'Anchessa addormenta in treno e si sveglia a Napoli, cosa sta succedendo? Cosa ci dice la scienza? Ci dice che la materia animata e la materia inanimata sono fatte degli stessi materiali atomici. L'unica differenza fra gli esseri viventi e le cose è come questi materiali atomici si organizzano fra di loro. Ad esempio, a Umbertide, in Umbria, 2 amministratori leghisti si sono lamentati delle tende natalizie messe alle finestre del teatro perché erano rosse. Ciò, a Natale, mai viste tende rosse, non a Umbertide perlomeno. Sicuramente se il teatro le ha messe vuol dire che sono comunisti, alla faccia dei riflessi condizionati. Ecco, diciamo che i materiali atomici del cervello di questi due qua si sono organizzati come quelli di un palo della luce. Walter, mi fai un altro Lagrange? Troppe canzoni, troppa SIAE, troppi dischi. Nessuno compra più dischi e fanno sempre più dischi. Ecco qua. Ho letto un commento sotto un articolo di giornale quest'anno. L'articolo parlava del naufragio di una nave di profughi. Donne, bambini, tutti annegati in fondo al mare. Il commento diceva: buon appetito pesci. L'ha scritto una donna che sulla sua foto del profilo aveva una fascetta con su scritto Bibbiano
giù le mani dai bambini. Se vuoi possiamo anche parlare di cultura, eh? Ma in fondo la cultura di una società altro non è che l'insieme dei suoi pregiudizi e dei suoi luoghi comuni. Ti ricordi, Walter, la polemica sulla Sirenetta Nera? La Disney ha fatto un nuovo film della Sirenetta. La protagonista è una ragazza nera. Hanno protestato tutti. Basta, perché cambiare le tradizioni così? La Sirenetta non è mai stata nera. Finché non è arrivato il più grande studioso mondiale di folklore, il quale ha detto: scusate un attimo, volevo solo dire una cosa. Le sirene non esistono. Mi fa ancora male al ginocchio? Una mattina ti svegli e incontri un dolore nuovo. Hai come l'impressione che nella notte un folletto dispettoso ti abbia ficcato una puntina nel ginocchio. Sono quei piccoli mali che poi passano. Dopo qualche giorno hai già dimenticato la puntina. E sei convinto che in qualche modo uno spirito del bene te l'abbia tolta dal ginocchio? Non ci pensi più. Finché non la senti di nuovo, conficcata un po' di più. Ci mette un po' di più a passare il dolore, ma passa. E poi ogni tanto ritorna. Ritorna sempre più spesso e passa sempre più tardi, finché arriva il giorno in cui entri in un nuovo scompartimento del dolore e capisci che tu e la puntina non potrete più fare a meno l'uno dell'altra. E poi ci fai una suefazione tale che il dolore non lo senti neanche più. Ci hai fatto il callo. La vita è fare il callo ai dolori. E anche nei giorni in cui ti sembra che la puntina sia caduta come una zecca rinsecchita che non riesce più a succhiare il sangue, sai che c'è. Non sembra, ma invece c'è, ma invece è lì. Sta solo prendendo fiato. Fare l'abitudine al male fino a pensare che non ci sia più il male. Mettersi in coda nella liturgia sociale della crudeltà, vivere nell'allucinazione che vivere col male sia ancora vivere, fino a non scandalizzarsi più. Poi una mattina parli con un uomo di medicina, il quale ti spiega che la puntina nel ginocchio ce l'hai messa tu. Salerno si sveglia dall'anestesia e parla inglese. Cosa sta succedendo?